Napoli, 13 aprile 1958. Edoardo carissimo, non ti preoccupare di rispondermi. Anche se stai zitto, tu lo sai, io ti capisco e apprezzo il tuo cuore, senza che tu faccia qualche cosa per dimostrarlo. Ti scrivo così, perché ho bisogno di sentirti un poco vicino e di farti sentire la mia vicinanza. Pietro mi ha scritto del tuo recital. Ti ringrazio per le parole che hai detto al pubblico di me. Tu mi hai dato una personalità nell'arte che io e tutto il pubblico non conoscevamo. Sei stato tu ad indicarmi all'ammirazione di quelli che applaudivano. Tu, con Filomena Marturano, come con la più scialba figura da te scritta. Tu, sempre tu, col dirigere i miei passi e soprattutto col tuo esempio. Ho imparato da te, Edoardo mio, a recitare. Quando si resta accanto per 20 anni ad un attore della tua forza, il meno che si possa fare è imparare ad imitarlo. È come aprire una bustina di porporina d'oro. Per quanto si possa fare, ne resta sempre un pochino appiccicata alle dita. Non ti voglio dire altro. Lavora come sempre, sereno e tranquillo, per quello che sei. Nessuno, niente mai potrà distruggere quello che hai creato. Non rispondere. Ti abbraccio, Titina.